il primo mercoledì, confini da cogliere, confini da superare attraverso la disabilità. La settimana scorsa, confini come spazio del conflitto e come spazio di pacificazione. Abbiamo conosciuto la possibilità di accoglienza, ad esempio i corridoi umanitari, anche attraverso la crescita di una convivenza pacifica e solidale nella nostra città, le social street. Questa sera un tema delicato e attuale che affidiamo a Paola Greco e Mario Picozzi, che ringraziamo per la loro presenza. Fine vita, la cura e la relazione al confine tra vita e morte. Poi mi dice che c'è la presenza anche di due infermiere, poi non conosco il nome, poi le presentate voi. Ecco, ringraziamo Padre Giorgio che è là. La parrocchia, vuoi salutare? Siamo contenti di essere andati a prendere nuove sedie, ne abbiamo ancora, abbiamo anche panchine, si può essere di questa partecipazione così numerosa, ma ci dice anche che questo tema direi che è denso di significati importanti, anche gli altri. Questo probabilmente ci prende un po' di tempo. E vedo con piacere la presenza di numerosi che lavorano nel campo ospedaliero, come medici, come infermieri. Insomma, buona serata. Grazie. Ecco, lascio la parola a Gigi che ci presenterà gli ospiti e buona serata. Andrea. Proviamo senza microfono. Allora apriamo questo incontro con la lettura di un frammento del Cacciatore di Kafka. Proviamo col microfono. Un uomo anziano con cilindro e fasciato a lutto scese lungo una delle stradine sottili in forte pendenza che conducevano al porto. Si guardava intorno con attenzione. Tutto lo turbava. La vista di immondizia in un angolo gli piegò il viso in una smorfia. Sui gradini del monumento c'erano bucce di frutta. Egli le spinse giù, passando col bastone. Giunto al portale con colonne, bussò togliendosi al contempo il cilindro con la destra guantata di nero. Il portone si aprì immediatamente. Almeno 50 ragazzini formavano una fila nel lungo corridoio, inchinandosi. Il capitano scese le scale, salutò il signore, lo condusse di sopra, dal primo piano, fece con lui il giro del cortile circondato da logge slanciate, ed entrambi entrarono, mentre i ragazzi si affollavano a rispettosa distanza, in un grande ambiente fresco nel retro della casa, di fronte al quale si ergeva non un'altra casa, ma solo una nuda parete di roccia nerastra. I portatori erano impegnati ad alzare e accendere alcune lunghe candele alla testa della bara. Non per questo si ottenne luce, ma solo furono snidate le ombre che prima riposavano e ora ondeggiavano sulle pareti. Il telo era stato rimosso dalla bara. Giaceva là un uomo con barba e capelli cresciuti disordinatamente insieme, pelle abbronzata, di aspetto simile a un cacciatore. Giaceva immobile, apparentemente senza respirare, con gli occhi chiusi. Tuttavia, solo le circostanze inducevano a pensare che potesse trattarsi di un morto. Il signore si avvicinò alla bara, pose una mano sulla fronte dell'uomo disteso, quindi si inginocchiò e pregò. Il capitano fece un cenno ai portatori perché lasciassero la stanza. Quelli uscirono
cacciarono i ragazzi che si erano affollati là fuori e chiusero la porta. Ma al Signore questa quiete sembrò ancora insufficiente. Guardò il capitano, questi capì, e attraverso una porta laterale passò nella stanza adiacente. Subito l'uomo nella bara aprì gli occhi. Con un sorriso doloroso volse il capo al Signore e disse: «Chi sei?» Il Signore, senza stupore apparente, si alzò dalla sua posizione inginocchiata e rispose: «Il sindaco di Riva». L'uomo nella bara fece un cenno, indicò una sedia con il braccio debolmente alzato e disse, dopo che il sindaco aveva accolto il suo invito: «Naturalmente, signor sindaco, lo sapevo già, ma nel primo momento dimentico sempre tutto. Tutto mi gira intorno ed è meglio che io chieda, anche quando so già tutto. Probabilmente anche lei sa che io sono il cacciatore Gracco». «Certo», disse il sindaco, «lei mi è stato annunciato stanotte. Dormivamo da parecchio quando verso mezzanotte mia moglie esclamava: "Salvatore, così mi chiamo, guarda la colomba alla finestra". C'era in effetti una colomba, ma grande come un gallo. Mi è volata all'orecchio e ha detto: "Domani verrà il morto cacciatore Gracco, accoglilo in nome della città". Il cacciatore fece un cenno e passò la punta della lingua fra le labbra. «Sì, le colombe mi precedono in volo, ma lei, signor sindaco, crede che io debba fermarmi a Riva?» «Questo non posso ancora dirlo», rispose il sindaco. «Lei è morto?» «Sì», disse il cacciatore. «Come lei può notare, molti anni fa, ora devono proprio essere moltissimi anni, nella foresta nera che è in Germania, precipitai da una roccia mentre seguivo un camoscio. Da allora sono morto». «Eppure lei è anche vivo», disse il sindaco. «In un certo senso», disse il cacciatore, «in un certo senso sono anche vivo. La mia barca funebre ha sbagliato strada, un falso movimento del timone, un attimo di disattenzione del conducente, una deviazione della mia meravigliosa patria. Non so che cosa fu, solo questo so, che sono rimasto sulla terra e da allora la mia barca viaggia sulle acque terrene. Così io, che avrei voluto vivere solo sui miei monti, viaggio dopo la mia morte in tutti i paesi della terra». «E non ha parte alcuna nell'aldilà?» domandò il sindaco con la fronte aggrottata. «Sono sempre sulla grande scala che porta lassù», rispose il cacciatore. «Su questa gradinata infinitamente ampia io mi aggiro ora su, ora giù, ora a destra, ora a sinistra, sempre in movimento. Ma se prendo uno slancio deciso verso l'alto e già la porta mi risplende lassù, allora mi risveglio nella mia vecchia barca che ristagna desolata in qualche acqua terrestre. L'errore di fondo della mia morte di un tempo mi deride nella mia cabina. Giulia, la moglie del capitano, mi porta alla mia bara la bevanda mattutina del paese la cui costa stiamo attraversando». «Un brutto destino», disse il sindaco con la mano alzata come per difendersi. «E lei non ne ha colpa?» «Nessuna», disse il cacciatore. «Era un cacciatore, forse è una colpa questa? Praticavo la caccia nella foresta nera, dove a quei tempi c'erano anche i lupi. Tendevo agguati, tiravo, colpivo, scuoiavo. È forse una colpa? Il mio lavoro era benedetto. Mi chiamavano il grande cacciatore della foresta nera. È forse una colpa?» «Non è compito mio deciderlo», disse il sindaco. «Ma neppure a me tutto questo sembra una colpa. Ma allora, di chi è la colpa?» «Del barcaiolo», disse il cacciatore. «E ora lei pensa di rimanere da noi a Riva?» chiese il sindaco. «Io non penso», disse il cacciatore sorridendo, e per attenuare lo scherzo pose la mano sul ginocchio del sindaco. «Io sono qui, altro non so, altro non posso fare.
La mia barca è senza timone, viaggia con il vento che soffia nelle regioni più basse della morte. Io sono il cacciatore Gracco, la mia patria è la foresta nera in Germania. Nessuno leggerà ciò che io scrivo qui, nessuno verrà ad aiutarmi. Se fosse stabilito come compito di aiutarli, allora tutte le porte di tutte le case rimarrebbero chiuse, tutte le finestre chiuse. Tutti sarebbero nei loro letti, con le coperte gettate sulla testa. Tutta la terra sarebbe un dormitorio. Ciò è ben comprensibile perché nessuno sa di me. E se qualcuno sapesse, non saprebbe però dove abito. E se sapesse dove abito, non saprebbe però trattenermi là. E se sapesse trattenermi là, non saprebbe però come venirmi in aiuto. Il pensiero di volermi aiutare è una malattia e deve essere curata a letto. Questo io lo so, e dunque non scrivo per procurarmi un aiuto, sebbene in certi momenti in cui non mi controllo, come per esempio proprio ora, mi viene da pensarci con forza. Ma per cacciare simili pensieri basta che io mi guardi intorno e mi rammenti dove sono e dove abito. Posso ben dirlo. Da secoli. Mentre scrivo tutto questo sono sdraiato su una panca di legno. Indosso, non è un piacere vedermi, una camicia funebre sporca. Capelli e barba grigi e neri crescono insieme, inestricabili. Le mie gambe sono coperte da un telo da donna di seta, ornato di fiori e frange. Alla mia testa si trova una candela da chiesa che mi fa luce. Sul muro davanti a me c'è un piccolo quadro, evidentemente un boscimano, che con la lancia prende la mira su di me e per quanto può si copre dietro uno scudo grandiosamente decorato. Sulle navi si trovano spesso quadri stupidi, ma questo è uno dei più stupidi. Per il resto, la mia gabbia di legno è completamente vuota. Attraverso un oblò della parete laterale arriva l'aria calda della notte meridionale e ascolto l'acqua che batte contro la vecchia barca. Qui io giaccio da allora, quando, mentre ero ancora il vivo cacciatore Gracco, precipitai inseguendo un camoscio nella patria foresta nera. Tutto andava secondo l'ordine delle cose. Io inseguivo, precipitai, mi dissanguai in una scarpata, morì, e questa barca doveva trasportarmi nell'aldilà. Ricordo ancora con quanta felicità mi sono sdraiato per la prima volta su questa panca. I monti non avevano ancora mai udito da me un canto come quello che udivano queste quattro pareti. Allora, ancora al crepuscolo. Volentieri ero vissuto. E volentieri ero morto. Prima di salire a bordo, lieto, gettai via da me l'impiccio del fucile, della borsa e della veste da caccia che sempre avevo portato con orgoglio, ed entrai nella camicia funebre come una fanciulla nella veste nuziale. Giacevo qui e aspettavo. Grazie Andrea. Questo brano, scritto all'inizio del secolo scorso, 1900, da Kafka, ci vuole un po' introdurre a un tema che è chiaramente, evidentemente presente da sempre nella storia dell'uomo. Un secolo fa, come oggi, quel brano è attuale. Una persona che si trova in condizioni che non gli permettono di varcare l'ultima soglia. E l'attualità la troviamo sul giornale di oggi. Prendo a caso una lettera ad Avvenire di oggi, che così dice: tre volte al giorno da 17 anni, da quando nella notte del 13 gennaio 2000 un embolo amniotico ha causato la morte della figlia che stava per partorire e il coma. Secondo i medici sarebbe sopravvissuta non più di qualche mese, e ora invece ha 47 anni. E viene nutrita con il cucchiaino, mangia, seppure tutto tritato, esattamente quello che fa il resto della famiglia, mangia a tavola. Per darle da bere invece utilizzano il sondino nasogastrico.
Moira, ha scritto qualcuno, è la prova che, se ce ne fosse bisogno ancora, che Dio esiste. Di fronte alle discussioni che si fanno in Parlamento sul fine vita, questi genitori si sentono impotenti e non sanno come arrivare al cuore dei politici per chiedere loro di essere aiutati. Non per sopprimere la vita della figlia, ma per poterla assistere adeguatamente 24 ore al giorno. Non vogliono altro, poter accudire il loro familiare nella consapevolezza che l'eutanasia di persone gravemente disabili per sottrazione di cibo e acqua non sarà mai una conquista di libertà. Oppure ancora oggi sul giornale la vicenda di quell'uomo di 70 anni affetto da SLA che è stato accompagnato a superare questa soglia. Ecco, quell'uomo forse era un po' come quella persona, il cacciatore di Granco. Direi che il tema oggi è estremamente attuale, così come ci dice il fatto stesso che in questi giorni, in queste ore, alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera del Senato si sta discutendo un testo di legge che ha il suggestivo titolo di regolamentare i DTA. Che cosa sono i DTA? Le decisioni di assistenza terapeutica. Ora, su questo tema direi che questa sera noi vogliamo raccogliere anche il vissuto delle persone e lo facciamo guardando insieme un breve video che racconta e ci provoca di come molti nostri concittadini stanno interrogandosi e chiedendo regolamentazioni al Parlamento su questo tema. Quello dei radicali. L'appello disco, sì, sceglierei l'appello disco. Onorevole parlamentari, sono arrivata alla fine della mia vita. Vorrei poter decidere di non soffrire più. In Svizzera è possibile. Io un giorno ci andrei. Io preferirei morire qui. Anch'io. 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 Onorevoli parlamentari, chi aiuta un malato terminale a morire rischia fino a 15 anni di galera. In Italia è un atto criminale. Onorevoli parlamentari, a chi appartiene la mia vita? La mia, a me. È la mia vita. È la mia diritta. Ritengo un mio diritto inalienabile poter scegliere se, come e quando. Anch'io. 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 Onorevoli parlamentari, vorrei essere io a decidere quando morire. Io non so se lo farei, ma vorrei che fossimo liberi di decidere. Idem. 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 Onorevoli parlamentari, regolamentare l'eutanasia non significa permettere di morire, ma permettere di scegliere di che morte morire. Chi chiede l'eutanasia vuole solo morire con dignità. Ogni paziente dovrebbe essere libero di scegliere come e fino a che punto vivere la propria malattia. Se avesse potuto scegliere, mia madre avrebbe detto no, grazie. Mia madre è morta tra atroci dolori e io non ho potuto fare nulla. Ogni anno sono migliaia i casi di eutanasia clandestina. Ogni giorno 4 persone malate si suicidano anche nei modi più terribili. Come Mario Monicelli. Onorevoli parlamentari, se perdo definitivamente conoscenza, voglio che siano rispettate le mie volontà. Anch'io. 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 Per questo serve una legge anche sul testamento biologico che garantisca la libertà per tutti i cittadini. Come prevede la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione delle eutanasie e il pieno riconoscimento del testamento biologico, sottoscritta da quasi 100.000 italiani. L'abbiamo depositata in Parlamento a settembre 2013. Non ne avete parlato nemmeno 5 minuti. Onorevoli, è passato più di un anno. Eppure il tema riguarderebbe un po' tutti. Abbiamo organizzato dibattiti, sollecitato inchieste, raccolto testimonianze, raccontato storie. Abbiamo aiutato decine di malati a interrompere le terapie o a ottenere l'eutanasia all'estero. La Costituzione prevede che il popolo eserciti l'iniziativa delle leggi. Anche il Presidente della Repubblica vi ha chiesto di discutere delle scelte di fine vita. La maggioranza degli italiani è già favorevole a una legge sull'eutanasia. Io sono a favore da sempre. Sono a favore
paura pure io, che ho paura. Onorevoli parlamentari, se l'eutanasia fosse legale, non aumenterebbero le morti, diminuirebbero le sofferenze. Si tratta solo di riconoscere un diritto umano, il diritto di morire. Parrebbe semplice, no? Ed è semplice, basta cominciare a discuterne. La discussione è ovviamente in atto e non è semplice, difatti su solo 3 articoli di legge i parlamentari non riescono a mettersi d'accordo. Dentro le testimonianze che abbiamo sentito ci sono sostanzialmente delle richieste di autodeterminazione delle persone, sulle quali stasera noi vogliamo interrogarci, a partire dal contributo di un esperto del tema di bioetica, che quindi Mario Picozzi, che insegna bioetica appunto all'Università di Varese, è nato a Cologna, è stato responsabile dei giovani dell'Azione Cattolica e che ci dice qualcosa su come la bioetica ci orienta da questo punto di vista, ovviamente la bioetica dal punto di vista del cristiano. E quindi a lui incominciamo a chiedere che cosa dice su questo tema del fine vita la bioetica e se sta cambiando qualche cosa anche all'interno del nostro modo di vedere il problema. Ti siedi o fai? Poi Gigi mi dici i tempi, perché dunque grazie di questo invito, ritrovo molti amici e questo fa sempre piacere quando si va in giro. Come dire, il tempo non mi permette ovviamente di entrare nel merito di tutte le questioni, le distinzioni, e va bene. Vi suggerisco alcuni passaggi che a me sembrano importanti. Io credo che il nostro compito, più che descrivere o come dire, cercare di mettere in luce le criticità delle posizioni degli altri, forse sarebbe bene cominciare a dire rendiamo ragione delle nostre e poi vediamo cosa succede, perché poi a volte anche sulle nostre non c'è particolarmente chiarezza, per cui questa è la mia prospettiva. 3 passaggi veloci. Il primo, come mai la vita che nasce e la vita che muore fanno problema? Oggi voi sapete, il problema è fecondazione medicamente assistita, eutanasia. Che cosa lega questi due aspetti che sembrano agli antipodi, giusto? Un bimbo che nasce è segno di una speranza, di una gioia, una vita che muore è segno di qualcosa che nelle forme che noi viviamo umanamente non si darà più. Io non posso morire per l'altro. Nessuno di noi può morire per un altro. Si può dare la vita per un altro, ma io non posso morire per l'altro. La morte è sempre la mia morte. Io credo che questo sia un primo insegnamento interessante. Queste due esperienze dicono una cosa fondamentale, che nella vita, senza l'aiuto di un altro, non si resiste. Il bambino che nasce, se non c'è un papà e una mamma, nella vita non resiste. Chi è in un letto d'ospedale, se non ha l'aiuto di qualcuno, non resiste. Ora la domanda è, ma è proprio vero, così come appare un po' da una certa cultura, che aver bisogno di un altro lede la nostra dignità? È proprio vero che la mia libertà è assoluta, cioè è senza legami? Il passivo è il bambino che nasce e l'uomo e la donna che muore, o ciascuno di noi nella vita avverte che senza l'altro non resiste nella vita? La passività connota all'uomo e alla donna o è una contingenza da superare? La dipendenza, intesa come bisogno dell'altro, è qualcosa da superare o qualcosa che ci connota umanamente? 2. Io mi sono sempre chiesto, io mi occupo di etica al letto del malato, cioè di questioni etiche che sorgono al letto del malato, non sempre. Siamo sul fine vita, a volte c'è l'inizio vita, a volte c'è la decisione su soggetti in coma o su soggetti che non possono decidere. Come mai una donna continua ad andare a trovare suo marito che ha l'Alzheimer che non lo riconosce più? Tutti i giorni. Non lo riconosce più, hanno vissuto 50 anni insieme, non lo riconosce più.
Io mi sono dato questa risposta, non so se sia la verità, che lei ha capito che prendendosi cura di chi addirittura non la riconosce più, di fatto si prende cura di sé. Nel modo con cui noi ci prendiamo cura degli altri, ne va di noi. Questo è il problema. Molte di queste persone, qualcuno dice, io per me non lo farei mai, però. Ma questo è un problema. Perché tu non lo faresti mai? Perché non faresti mai quel gesto? Perché riconosci che non è un neutro, Se io decido di fare o no un tubo in gola a mia madre, quello non è neutro per lei, ma non è neutro per me come figlio. Quella cosa lì mi determina, mi fa diventare più buono o più cattivo. Questo è in gioco. Non è in gioco un atto tecnico, neutrale, che è altro da me. È qualcosa in cui io medico, io paziente, io padre e madre, io moglie e marito, io figlio, in quella decisione, qualunque essa sia, io sono in gioco. Lì ne va di me. A meno di questo stiamo parlando d'altro. Terza cosa, qui vado già verso una questione che riguarda invece più anche l'impostazione. Ogni decisione non può prescindere dalla storia in cui essa si dà. Ok? Noi abbiamo un po' in mente, il mondo cattolico fa fatica a fare questo passaggio, dice hai in mente alcune cose, no? Dice il rispetto della vita, la dignità. E sembra che debba calare a forza questi principi, chissà dove sono scritti, nella vita. Ma se questa è l'operazione, vuol dire che la vita non c'entra nulla con quei principi. Ma allora uno perché li deve applicare? Ciò che conta nella vita è scritto nella vita. Tradotto, se io ho una donna di 70 anni che ha un tumore con metastasi terminali, che mi dice, guardi, basta la chemioterapia. Poi ce lo racconteranno loro chi lo vive. Io vado a casa mia perché voglio vivere a casa mia gli ultimi giorni della mia vita. Sappiamo tutti che la casa non sono quattro mura, no? È la mia storia, la mia relazione. Io potrei avere una signora nelle stesse condizioni identiche, clinicamente identiche, e mi dice guardi, faccio di tutto. Dice ma guardi che se faccio la quinta linea lei avrà, non ne avrà tanto beneficio, sì, le prolungherò la vita di 2 mesi, ma... E lei mi dice, sì, ma fra 2 mesi io divento nonna per la prima volta. Vedete, sono situazioni in cui clinicamente il passaggio è lo stesso. Chi va a casa morirà prima magari. Vedete, ma non ci interessa. Che cosa ci interessa? Il significato, meglio in termini corretti, la promessa che loro attribuiscono alla loro vita. Stessa situazione clinica, scelte diametralmente opposte, tutte che ci convincono. Attenzione quindi, non esiste una ricetta che vada bene per tutto. Non continuiamo anche noi a tirar fuori le parole magiche, no? Quasi che ci sia un appello che ci risolve il problema, ma interroghiamoci. Non si può dare una decisione se non tenendo conto di quello che quella vita ci racconta. Andate a leggere le encicliche di Papa Francesco, se non fanno altro che ridire che bisogna mettere al centro la vita. La vita non è un oggetto di studio, ma è ciò che ci insegna cosa fare. Pensate a un signore che ha la mano alzata, cosa vuol dire una mano alzata? Che io voglio parlare. Se sono in una scuola, che io devo andare ai servizi. Se sono in Parlamento, che voto a favore o contro. Come faccio a decidere di un film guardando solo un piccolo spezzone? Devo guardare l'intera trama. Questo è un altro passaggio importante. Quando ci troviamo di fronte a queste situazioni, consentiamo alle situazioni di poterci istruire. E allora, visto che poi il tempo passa, vengo alla questione
di quello che ho chiamato esercizio di discernimento. Ora io qui non ho tutto il tempo per entrare nel merito di cosa si intenda per eutanasia attiva, eutanasia passiva, faccio solo presente un aspetto, perché sono poi gli esempi che si portano, a volte non consentono di chiarire la questione. Per eutanasia, propriamente, dopo si può parlare di, ma se non si chiarisce il termine poi, l'eutanasia è questa roba qui, dal punto di vista della nozione, è la richiesta da parte di un soggetto a un terzo di aiutarlo a morire perché ritiene che la sua vita in quelle situazioni non sia più degna di essere vissuta a causa delle sofferenze. Questa è l'eutanasia. Allora, attenzione, primo, è la richiesta che io faccio a un terzo, quindi il suicidio in quanto tale con l'eutanasia non c'entra niente di niente, ok? Perché sennò non ci intendiamo. A chi chiedo di aiutarmi a morire? È ovvio che, come dire, chiunque, no? Ma perché non prende una pistola e si ammazza se non vuole più morire? Questa sarebbe suicidio. È chiaro che lo chiedo a un medico, no? Perché il medico è colui che ha le competenze per far sì che quella mia morte sia la più degna possibile, perché se uno si prende una pistola e si ammazza non mi dite che è una morte degna. Quindi ci vuole l'aiuto di un terzo, ok? Però questo dice una cosa fondamentale. Se ci vuole l'aiuto di un terzo, non è questione privata, è questione che riguarda tutti. Non è questione mia, è questione di una comunità. Una comunità consente o no che qualcuno, in primis un medico, deputato di per sé a tutelare la vita, gli sia concesso di dare la morte? Questa è la questione. Così come la definizione comporta anche il riconoscimento che, siccome si dice che la malattia è insopportabile, ci deve essere una patologia, quindi intervento di un medico che dica che c'è quella patologia, non chiunque in qualsiasi situazione. Se questa è l'eutanasia propriamente detta, qui sarebbe interessante anche andare a vedere, ma se volete in dibattito lo facciamo, cosa dicono le leggi di quei paesi in cui tutta questa cosa avviene, perché sarebbe interessante andare a vedere cosa dicono. Il vero problema, almeno tutti, e guardate che chi ammette l'eutanasia sono tre paesi, sono Olanda, Belgio e Lussemburgo. Cinque ammettono l'eutanasia, 5-6 paesi e stati degli Stati Uniti, e poi c'è la Svizzera, ma che è un caso a sé, la Svizzera è un pasticcio indescrivibile. Poi se volete vi spiego perché, ma la legge svizzera è proprio una roba. Pensate che l'hanno fatta per quelli che volevano suicidarsi perché perdevano il gioco. Quindi quando l'hanno pensato, quella roba lì non c'entrava niente con l'eutanasia, proprio niente. Questi sono i paesi. Gli altri paesi su cosa si interrogano? Su questa domanda. Quando la sospensione di un trattamento è un atto eutanasico? Questo è il tema, chiaro? Non io do la morte, ma quando, non facendo qualcosa che ovviamente anticipa la morte, questo è sempre eutanasia. Per noi traduciamo il fatto che io rinuncio a qualcosa. È segno di disprezzo della vita? Tradisco il dono di Dio? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Questa è la domanda seria. Io ve la dico in questo modo, poi secondo me questa questione si risolve nella dialettica fra resistenza e resa, dentro cui si gioca la libertà delle persone. Resistenza, perché resistenza? Perché al dolore non dobbiamo resistere. Nessuno di noi può accettare la violenza, il dolore, la malattia. Non esiste ragione persuasiva per l'umano che dica che il dolore è cosa buona. Non esiste, non esiste. Non c'è nessuna ragione persuasiva per dire che fa bene avere un po' di dolore. Dice, ma scusi, beh, lei, io no. Pensate a tutta questa roba sui bambini, questo è pazzesco, perché i pediatri di questo, ma perché un bambino ha diritto a soffrire, ma vi rendete conto? Quindi noi dobbiamo resistere al male, guai a noi se ci ha, come dire, cose che diventi scontato il male. Al male si resiste, ma al contempo bisogna arrendersi. Perché? Perché sostanzialmente la vita ha due limiti,
Primo, la medicina. Guarda che la medicina non è mica onnipotente. Certo, qualche medico vi fa passare questa idea, ma non è così. Non è così. Si muore addirittura di appendicectomia. Si muore di meningite, perché più delle volte, avrete ci capitato, si fa la diagnosi in ritardo, altrimenti basterebbe l'augmentin o l'antibiotico che costa 2 euro per salvare una vita, chiaro? Ma questa è la medicina di oggi. La medicina non è onnipotente, non vi darà la felicità. Non chiedete alla medicina ciò che la medicina non può fare. Al contempo poi c'è un limite, che è il limite umano, che è segnato dalla morte. Allora, resistenza e resa. Il vero problema è che, ma dove devo mettere il baricentro, l'equilibrio? A me lo chiedete. È la vostra responsabilità. Non chiedetelo né al Papa né ai Vescovi, e se i Vescovi lo impongono, ricettatelo. Quella lì è la vostra coscienza, che nessuno vi potrà mai togliere. Mai. Chiaro? Questo è un passaggio decisivo. Non chiedete a noi, a me sicuramente, ma neanche a qualche altra autorità, dove l'unico che posso dire è che questo è il perimetro. Dentro quel perimetro gioca la tua libertà. In questa prospettiva ci volete degli esempi? Le ultime due parole del Cristo quali sono? Dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Vuol dire che resiste, giusto? Non è mica se mica facilmente, ha detto vabbè, meno male. No, ha detto Dio mio, perché mi hai abbandonato, giusto? E poi cosa dice? Nelle tue mani affido il mio spirito. Resistenza, presa. Quali sono le parole che un familiare ti dice quando sta morendo un suo caro? Ah, non lo abbandoni, cioè resista. E poi, mi raccomando, non soffra, si arrende. Capite che è questo, non ce lo inventiamo noi, sta dentro la vita. Allora vedete che sostanzialmente l'idea è chiaro che di qui non si può scappare. Dove metti l'equilibrio è la tua libertà. Sia che tu sia paziente, sia che tu sia padre, madre, figlio, figlia, medico e infermiera. Da qui non scappa nessuno. Allora, in questa logica, se sta questa roba qui, quando è possibile, eticamente, in maniera legittima anche per noi, rinunciare ai trattamenti? Io vi segnalo questi passaggi, non ho ovviamente il tempo per entrare in merito. Ovviamente non è una lista della spesa, è nella logica di farvi ragionare, non di applicare a priori, perché sennò non funziona. Primo, la patologia di cui il soggetto è affetto sia irreversibile, a prognosi infausta, ingravescente. Cioè, quando non ci sono alternative terapeutiche, questo è un primo criterio per dire, vabbè, anche se lo sospendo, non è certo un rifiuto o un tradimento del dono. B, che il soggetto abbia manifestato forme di resistenza. Abbiamo detto, resistenza e resa. Non è che uno oggi ti dona diagnosi, cioè domani basta, chiuso. Delle forme di resistenza vanno mostrate. Che forme, in quanto tempo, sarà lui a decidere. Non è che uno dice, bisogna resistere 10 anni, perché? O 5 anni, dipende dalla malattia, dipende dalla storia, evidentemente. Resistenza e la alla patologia, resistenza alla malattia. Cioè, è chiaro che io dubito se uno che gli dico oggi, guardi che lei ha un tumore, e domani mi dovesse dire sospendiamo tutto, ma se uno che ha fatto un ciclo di chemioterapia, why not? Perché no? Tre. Ah, so che anche nel mondo cattolico tutti non la pensano come me, ma io ho mai chiamato, il problema è vostro, mica mio. Tre, che la rinuncia sia graduale. Cioè, è chiaro che io posso sospendere i trattamenti più invasivi, il tubo in gola, e poi eventualmente chiedermi idratazione e nutrizione, gradualmente. Non è mai un staccare la spina, ma questo è chiaro che è ideologico, no? Non è un off, è sempre graduale. Quarto, si riconosca, qui ovviamente poi lascio a loro la parola, che sono molto più bravi di me, si riconosca il valore simbolico dei gesti. Guarda, ci sono dei gesti che dicono molto di più di quello che essi realizzano e che sono fondamentali e che per molti versi non servono a niente. Che cosa serve tenere la mano a uno che sta per morire? Niente, nel senso che né gli allunga la vita né gli allieva la sofferenza, giusto? Ma il gesto più importante che si può compiere,
il valore simbolico dei gesti. Questo mi consentirebbe, ma non entro nel merito, di dire una distinzione anche sul tema della idratazione e nutrizione, ma so che è un tema molto sensibile e io lo lascio da parte, se volete poi in dibattito io non ho problemi a rispondere. Questi elementi secondo me ci aiutano a dire, se ci sono questi elementi, patologia irreversibile, ingravescente, forme di resistenza, sospensione graduale, valore simbolico dei gesti, secondo me questo consente di dire che anche se sospendo un trattamento non sto facendo nulla di moralmente illegittimo, né tantomeno di giuridicamente e penalmente rilevante. Ok? Non è segno di rinuncia o di tradimento, ma è segno di riconoscimento di quella vita a cui io attribuisco il miglior senso possibile. Faccio presente che chi di voi recita con pietà sa che si dice sempre il brano di Simeone, giusto? Simeone, quando vede il Cristo, mica gli dice adesso fammi vivere ancora 100 anni, gli dice ora lascia che tuo servo vada in pace. Vuol dire che si può morire, certo per malattia, ma si può morire anche perché la vita è compiuta, ho dato tutto, la vita come compimento. Chiudo la proposta di un metodo. Allora, a me quando mi chiamano e mi dicono cosa facciamo, sospendiamo, andiamo avanti, io rispondo così, dopo i soliti medici mi guardano con gli occhi sgranati, io non lo so, e questi già, dice, raccontami la tua storia, come faccio a sapere, ricordatevi le due donne che vi ho detto all'inizio, se non so la tua storia, ma come facciamo noi a capire se è bello, se è corretto, se è idoneo nella tua storia, non in un mondo che non c'entra, non nel cielo. Attenzione, perché qui c'è tutto anche un po' di demagogia, ma insomma bisogna mettere da parte, perché noi raccontiamo delle storie? Perché i bambini piccoli si raccontano storie? Perché un anziano racconta una storia? Guarda che non stiamo parlando di storielle, perché nella storia in cui racconto io dico di me e io ritrovo me, io sono le mie storie. Questo è il valore sostanziale, non storielle, Io sono le mie storie. Allora capite bene che se questo è vero dobbiamo sempre ricordarci, appunto, e quello faceva così, quando dice, che cos'è la solidarietà? Mica gli ha detto, mo ti faccio un bel trattato, cosa gli ha chiesto? Adesso ti faccio vedere, un uomo scendeva da Gerusalemme, cioè, gli ha detto così. Gli raccontava che cosa? Non perché, allora dice, ma allora qualsiasi storia è buona, no, perché poi il senso di quella storia giudica le storie. Io riconosco l'universale a partire dal particolare, non viceversa. Non si riconosce, voi che cosa sia la fiducia a vostro figlio? Gliel'avete mostrato, poi lui l'ha riconosciuto, ma se non glielo mostri, e lui come fa a riconoscere? All'universale si arriva attraverso il particolare, non viceversa. Allora, che cosa significa questo? Pensate in un racconto, ci sono tante voci in un racconto, le abbiamo ascoltate tutte quando bisogna decidere. Ci sono i personaggi, magari qualche volta ci dimentichiamo però di qualche persona, giusto? C'è una trama, pensate, quella vita che succedeva sempre, il ticket top della vita, c'è una malattia, magari incurabile, ti si blocca tutto. Come faccio io a ricostruire la mia trama, la mia storia? Posso farlo da solo o ho bisogno di un altro che non si sostituisca a me, ma mi aiuti a scriverla? La soluzione, e guardate che a volte, lo dico alla fine, adesso ho finito, tre volte si tratta di raccontare l'ultimo capitolo della vita. E la soluzione, vedete, non è mettere un pezzo al suo posto nel puzzle, no, bisogna mettere una dissonanza dentro una consonanza, la mia storia dentro la piccola storia. Allora consentitemi una battuta sulle dichiarazioni anticipate, poi chiamatele come volete, stiamo sbagliando tutto. Perché ci stiamo focalizzando su quello che uno deve scrivere. Io l'avevo scritto una volta a Paolo,
in un intervento mi aveva chiesto. Guardate che il problema non è quello che io scrivo, ma il percorso che mi aiuta a scrivere quelle cose. Dopodiché uno scrive quel che vuole, ma cosa vuole che ci importi? Ma la vera domanda è: a chi lo racconto quello che voglio scrivere? Con chi lo condivido? Che comunità ho alle spalle? E capite bene che se ho comunità alle spalle scriverò alcune cose, ma se non ho nessuno alle spalle è ovvio che scriverò altre cose, giusto? Quello che conta è il percorso. Negli Stati Uniti, siccome le cose vanno seriamente, hanno chiesto a chi aveva scritto una dichiarazione anticipata. Lei ha scritto che, ad esempio, se va in arresto, se il cuore si ferma, non vuole essere rianimato. Dopo neanche, scusi, ma se sua moglie dicesse il contrario, che si fa? Il 70% ha risposto: fate quello che dice mia moglie. Ascoltate la battuta, no? Ma che cosa dice? Dice che la mia autonomia fa i conti con l'altro, non a prescindere dall'altro. La mia libertà non è assoluta, cioè senza legami, ma è determinata dai legami. Questo è. Se vogliamo guardare la vita, se invece dipingiamo qualcosa che non ha a che fare con la vita, ma allora possiamo raccontarci tutto quello che volete. Quindi questa è la cosa. Noi dobbiamo dire che la cosa che serve è una buona comunità, buone relazioni. Perché allora sì che avranno senso quello che io scrivo. A me capita, per i trapianti, ci sono delle persone che hanno scritto, si sono scritte all'aereo, ma non hanno detto nessuno. Ora, se io quella notte lì non gli trovo il portafoglio, e come faccio a sapere quello che hanno detto, se non hanno detto né i genitori né i figli? E certo, capisco bene che parlare di queste cose in famiglia non è semplice. Ma quanto una comunità aiuta serenamente a parlare anche di questo. Se no la risolviamo, è una questione solo psichica di fra me e me, ma abbiamo detto che da soli nella vita non si resiste. Chiudo dicendo questo, che secondo me, se è vero quello che vi ho detto, ma può essere che non sia vero, ma insomma, se lo è, allora ogni decisione, vedete, è una sorta di opera d'arte. Te non sai a monte quale sia la strada giusta. Non lo sai. Occorre con pazienza, umiltà, ma anche creatività ricostruire la mappa della propria vita. Vedete, l'agire morale, cioè scegliere, il discernimento, trovate le parole che volete, per come emerge dentro una biografia, è come un gesto artistico. È un gesto artistico quello che noi facciamo decidendo di queste cose. E cioè, pensare l'ultima scena di un film, l'ultima parte di un'opera teatrale, l'ultima pagina di un libro. Questo è il compito. A meno di questo, io credo che la nostra libertà non sia in grado di esprimersi. Grazie per avermi ascoltato. Grazie Mario, penso che poi ci sarà tempo per rispondere alle provocazioni che abbiamo avuto. Adesso diamo la parola a Paola Greco, che ci racconta un po' la sua esperienza a partire dall'hospice Il Tulipano, nel quale lavori da quanti anni? Allora, dal 2008. Dal 2008, un bel po' di tempo. Potresti magari anche dirci, insieme alle tue collaboratrici, quale sensibilità cogliete tra i parenti e gli ospiti su questo tema, anche alla luce di quello che ci diceva prima Mario. A te. Grazie. Allora, mi presento, sono medico dell'hospice Il Tulipano, che è praticamente il reparto di cure palliative dell'ospedale di Niguarda. A sede distaccata volutamente è stato ristrutturato un padiglione dell'ex Paolo Pini nel 2008, proprio per dar modo di accogliere comunque i pazienti e le loro famiglie fuori da quello che era l'ambito ospedaliero. È un reparto ospedaliero a tutti gli effetti comunque, si occupa di medicina palliativa. A me piace dire proprio palliativo perché deriva proprio da pallium, che è il mantello che si mette. E mi piace dire ogni volta che il mantello deve essere sempre personalizzato comunque, sempre della consistenza, dello spessore, anche della misura della persona. Questo noi lo capiamo, come diceva il dottor Picozzi, proprio strada facendo. Mentre accogliamo il paziente, cerchiamo di costruire quello che è il mantello, rispettando la volontà e la libertà della persona.
accogliamo anche la famiglia, quindi nell'assistenza che noi cerchiamo di coinvolgere nel reparto, abbiamo comunque molta attenzione per quelli che possono essere anche i bisogni della famiglia, l'intervento nell'ambito proprio dell'assistenza. Quindi cerchiamo, laddove c'è comunque la richiesta, di coinvolgerli facendo in modo che loro non si sentano esclusi, perché quello che può avvenire tipicamente è proprio l'escluderli e farli sentire, come dire, lontano da quello che è il malato. Mi piace infatti proprio l'immagine della mano che viene tesa al malato, quindi noi dobbiamo cercare nella nostra assistenza di fare in modo che la mano arrivi al malato, pian piano, perché noi vediamo proprio, sin dal momento della accettazione, una situazione in cui i parenti, non tutti, però tendono a rimanere lontano dal letto del malato, poi pian piano si avvicinano sempre più. Abbiamo 15 letti nel reparto e un'assistenza domiciliare di più o meno 22 pazienti che quotidianamente cerchiamo comunque di assistere. Che dire? Se avete voglia di farmi delle domande, magari. Come mai sei andata a lavorare lì? Ah, allora, è stata una scelta, è stata proprio una scelta, anche una chiamata. Io lavoravo in pronto soccorso e in quel momento mi ha chiamato il responsabile, che sarebbe diventato responsabile, il dottor Causarano, perché avevo dei trascorsi, io seguivo i pazienti anche in Vidas, li ho seguiti per diversi anni, per cui mi ha fatto questa proposta e io ho sentito proprio immediata la chiamata, e da allora non mi sono pentita, perché quello che faccio quotidianamente è il lavoro comunque di medico, però molto più ampliato, perché riesco finalmente anche a seguire la famiglia, cosa che non era assolutamente possibile comunque in pronto soccorso, con dei tempi che sono apparentemente sembrano lunghissimi, in realtà sono molto concentrati, e quindi sono proprio contenta della scelta. L'esperienza dell'hospice è nata da un po' di tempo, no? Il tempo, allora, di Ghislandi. Sì, esatto, io ricordo bellissimo di Ghislandi perché venne a casa di mio nonno, io mi ricordo che avevo 17 anni, e la scelta anche di fare poi dopo il medico penso che sia stata dettata proprio dalla sua modalità di cura del malato, cioè il medico dell'ospedale, il responsabile dell'oncologia, che andava a curare comunque i suoi malati ormai non più suscettibili di terapia oncologica, rappresentava proprio una cura e il mantello di cui parlavo prima, e quindi questa è stata, come dire, una grossa impronta che lui ha lasciato, e è stato lui il fondatore di Vidas, quindi ha fondato lui per primo l'assistenza domiciliare. Dire qualcosa della vostra struttura, come siete organizzati? Dunque, in ambito ospedaliero, nel reparto ci sono dunque due medici, compreso da responsabili, che si occupano della gestione comunque dei pazienti, insieme a 7 infermieri, Laura, 11 infermieri e 7 ossa, li ho persi per strada. E mentre invece fuori siamo organizzati con 22 pazienti seguiti da due medici, io in questo momento e la dottoressa D'Avanzo con 3 infermiere, e quindi cerchiamo insomma più o meno di soddisfare quelle che sono le richieste, ma nello stesso tempo cercare anche di consigliare quale possa essere la migliore assistenza in quel momento, perché se la richiesta può essere del domicilio, dobbiamo anche cercare di capire se poi al domicilio c'è adeguatezza comunque di assistenza, quindi facciamo in modo insomma di capire bene insieme alla famiglia se si può soddisfare questa volontà del malato, altrimenti laddove c'è comunque la non possibilità di seguirli a casa, noi seguiamo direttamente al reparto, e l'accesso al reparto diventa non in base all'ordine di arrivo comunque, ma in base ad una criticità, in base a un punteggio che viene dato durante una valutazione che attualmente viene fatta da una nostra collega fuori all'esterno, che dà un punteggio, quindi in base al punteggio c'è poi una graduatoria, e pian piano questo punteggio naturalmente nel tempo, che poi io considero come giorni, come tempo di attesa,
può trasformarsi, quindi può diventare più alto, e a quel punto salire comunque in quella graduatoria e avere la possibilità di accesso più veloce rispetto ad un altro paziente. Posso far dire qualcosa a Laura? Sì. Io casomai domande dopo, se mi interessa qualche domanda successivamente. Una cosa volevo chiedere, sì. Mia mamma è morta di Tulipano. Io mi ricordo di lei, infatti, del volto, perché mi ricordo i volti. E volevo chiedere, siccome queste persone sanno che, lo chiedo come se lo avessi pensato per mia madre, no? Queste persone, in bene o male, sanno che vanno in quel luogo e quel luogo è l'ultimo luogo dove saranno. Volevo chiedere, visto che per voi è una cosa quasi quotidiana accompagnare alla morte, mentre per noi è... qual è la percezione di queste persone? Cioè, se avete capito, se dentro nel cuore comprendono il luogo in cui sono venuti e quindi che quel luogo non ha più ritorno, no? Oppure se c'è una pace che acquisiscono, ecco, che sentimento? Io me lo sono chiesto su mia madre, no? Avrà sicuramente percepito che questo è il luogo dove lei ci lascerà, no? Però certo non l'ha espresso. Il non detto dei pazienti. Esatto. E dunque, avviene proprio questa cosa. È molto bella la situazione in cui c'è il figlio, il familiare comunque, che fa questa domanda, ma è la stessa domanda che viene posta dal paziente, ovvero mio figlio sa che comunque questo rappresenta il mio, la sede ultima. Allora, io posso rispondere veramente con assoluta certezza che ogni paziente che viene da noi sa in quel momento quando sarà sul proprio termine, lo sa. L'esplicitazione, si dice, la verbalizzazione di quello che in quel momento percepisce non è assolutamente, come dire, scontato, potrebbe anche non dirlo. Questo però non ci deve indurre, come dire, ad avere dei dubbi, no? E a dover cercare di potergli eventualmente far esplicitare questo sentimento. Lo dobbiamo invece noi capire in quel momento, proprio con l'atteggiamento corporeo, con i racconti, con quello che viene detto. E quindi, come tale, questa è proprio il rispetto della libertà dell'altro, quella che intendevo prima. Spero di aver risposto. Io sono un altro, mi ricordo, insieme alla mia famiglia, il suocero. Mi dobbiamo molto a questa struttura. Grazie. Vi ho benedetto comunque. Sono lassù che esistono queste realtà e danno una mano alle famiglie in questi momenti, perché le famiglie sono in condizione di non rispondere ai bisogni primari, oltre all'angoscia che si vive, la perfetta coscienza che siamo alla fine. Io mi collego un po' alla domanda di Paolo, lui ha chiesto se i pazienti sanno o non sanno, invece io volevo chiedere se siete testimoni. Presumo anche di atteggiamenti di disperazione, perché quando io ero lì è morto un ragazzo di 30 anni, con due bambini piccoli. Quindi, diciamo, mio suocero aveva una certa età, e quindi, diciamo, non dico che è nell'ordine naturale, però insomma, si sa che prima o poi arriva questo momento. Ecco, mi domandavo se siete testimoni di una graduale accettazione da parte degli ospiti, diciamo, di questo momento, cioè della prova, l'accettazione della prova del passaggio. Siamo tutti attaccati alla vita, l'esperienza di un dottore, è l'esempio delle due donne calza perfettamente. Lui ha avuto la gioia di vedere i suoi nipotini sul letto. Ecco, volevo sapere, volevo capire meglio, sempre che per voi sia possibile farlo, perché poi diventa una questione tra i parenti molto spesso. Questa relazione. Siamo comunque, confermiamo l'importanza della relazione fisica, intendo dire, lo suocero è morto, mi amore il figlio. Infatti,
Io ho capito bene la domanda. Sì. La domanda è: a una persona giovane rispetto a un giovane rispetto ad una persona invece che più in là, c'è un'accettazione inferiore della morte rispetto invece ad un anziano? Ho capito. Allora, io rispondo, però vorrei che mi aiutaste anche voi, perché in realtà è sempre la storia del singolo, cioè non è, a prescindere dall'età, che possa essere comunque 90 anni piuttosto che invece 20, è sempre la storia del singolo, perché la stessa idea quando ho iniziato a lavorare ce l'avevo anch'io, cioè uguale, analoga. Sicuramente una persona che è sul 90-100 è più rassegnato, quindi più nell'ordine comunque delle cose che possa morire. In realtà poi dopo l'esperienza mi ha dato una prova contraria, cioè colui che si avvicina alla morte comunque non fa, come dire, non si rassegna, non, è attaccatissimo alla vita, attaccatissimo. E quindi in quel momento può nascere eventualmente la disperazione che diventa, come noi la chiamiamo, delirio. Anche lì, e qui parlo anche della libertà dell'altro. Allora, c'è la possibilità da parte di colui che in quel momento arriva alla disperazione, ma non avviene sempre così, che possa lasciare delle direttive anticipate e quindi dire io comunque voglio morire così, disperato, cioè non fate assolutamente nulla, giusto? Allora, non sempre questo accade, accade invece che arrivi disperato e in quel momento bisogna comunque prendere una decisione, mettendo un po' sulla bilancia quello che comunque pesa di meno, in modo tale da poter fare il giusto intervento. Perché nel momento in cui si arriva comunque disperati, c'è anche il nucleo familiare intorno, ci possono essere anche dei minori, quindi noi dobbiamo cercare di fare in modo che comunque i figli, la famiglia non abbia, come dire, un trauma da quella che è un evento assolutamente naturale, per patologia, ma assolutamente naturale, cioè il Signore ha voluto che in quel momento ci fosse la morte. E poi sta ogni volta al caso del singolo. Laura voleva fare una domanda. Prego. No, è meglio che così sentono tutti. Però tu sei anche alto, Laura. Vicina. Stai in piedi. Così bassa. Io rispetto a questa cosa voglio raccontare due esperienze che... una è che... Sì. Una è... Vogliono vedere. Saluto tutti. Allora, io mi viene da pensare due episodi che credo possano anche rispondere e forse aiutare a capire un po' meglio. Io quando sono arrivata in hospice 6 anni e mezzo fa, mi ricordo che per rispettare la libertà del malato, quando il malato entrava, faceva la domanda: ma quanto mi resta? Ma questo posto si muore? Immediatamente si rispondeva in modo deciso, automatico. Tantissimi casi, in tantissimi casi i pazienti si autosedavano, dicevano, praticamente entravano in coma, farvi capire, e poi morivano. Allora io mi sono battuta perché venisse rispettata anche un minimo, almeno i primi giorni, fino a che non entrava una relazione, conoscere la storia, di dire rispettiamo i primi giorni, prendiamoci del tempo, conosciamo le persone. Ed effettivamente questo non accade più, non perché si deve dare una falsa speranza e dire no, qui non si muore o poi si guarisce, oppure vedrà che, perché vengono per fare la riabilitazione. Tanti hanno questa idea. Non si può dire no, qui non c'è la riabilitazione, qui è l'hospice, qui ci sono i malati terminali. Non è semplice, perché anche noi abbiamo la nostra storia. Ma è stato riconoscibile da tutti che darsi del tempo reciproco è servito a... a poter poi rispettare la libertà del malato di sapere, di conoscere
in un modo più umano, perché eravamo in due, i soggetti in due, a giocarcela, come hanno usato il dottor Picozzi. Quindi secondo me gli aspetti della libertà, ma anche la speranza, poter dare la speranza di vivere quel giorno, cioè stare di fronte anche poi alla disperazione, alcune volte, come diceva la dottoressa, anche fallire. E aggiungerei che quello che avviene adesso, proprio in base all'esperienza, perché io quello che vi ho detto adesso come risposta in realtà è adesso, cioè quello che avviene adesso dopo un'esperienza di diversi anni, quello che avviene adesso è, lo chiedono poco prima proprio di morire, di chiudere gli occhi, e questa è la cosa, come dire, una grossa crescita per noi, perché vuol dire che in quel momento allora sì possiamo dare la risposta che è quella giusta, ovvero io sto morendo in questo momento, mi aiuta a capire, io sto morendo, sto sentendo veramente questa cosa, e allora sì è possibile rispondere facendo sì che l'altra persona non si autosedi, come diceva Laura. Non so se ho fatto capire. Cosa significa autosedazione? Rinuncia a resistere, questo. Allora, noi per sedazione è la sedazione farmacologica, quella che viene utilizzata in anestesia, per cui riduce la coscienza, proprio la cala, fa calare la coscienza in modo tale che ci sia uno stato di coma, per intenderci. Autossedazione significa quando questa cosa avviene spontaneamente e quindi non farmacologicamente. Può avvenire ad esempio perché l'organo, che può essere il polmone in quel caso coinvolto, fa sì che non arrivi più ossigeno alla testa e quindi a quel punto il paziente entra in autossedazione, dicevamo. Però Laura intendeva proprio autossedazione psicologica, mentale, cioè nel momento in cui il paziente, noi pensiamo che il paziente stia chiedendo allora io sono terminale e noi davamo la risposta immediatamente, in quel momento il paziente spegneva proprio la propria alimentazione di vita e quindi iniziava proprio un processo che in termini biologici è l'apoptosi, il suicidio cellulare, ecco la stessa cosa, giusto Gigi? Sono proprio più cristiani, no? Un po'. In questo caso la religione che cosa gioca? Ecco. Andiamo a Padre Guglielmo. Esatto, io passerei andiamo molto volentieri a Padre Guglielmo. Padre Guglielmo, dire qualcosa? Che non vedo. Eccolo. Vieni qui che c'è il microfono. Di chi è? Allora, Padre Guglielmo, un attimo che ti presento. Che uno ha con il Signore, si gioca lì. Di chi è? Padre Guglielmo è uno dei nostri padri che frequenta l'hospice, nel senso che viene in visita dei nostri pazienti quando noi li chiamiamo, e li chiamiamo spesso in urgenza. Io lo ringrazio perché ogni volta che li chiamiamo loro sono sempre pronti a venire. Sì. Anche se segue l'hospice poi una volontà, non una volontà, è una nostra cooperatrice, un'assistente spirituale che la Paola, che è molto preparata, anche noi poi la sosteniamo per la parte anche sacramentale. E come si gioca? Si gioca come io mi gioco la relazione con Dio. Chi è che mi tiene vivo oltre alla morte? Colui che mi ha creato. Ce la giochiamo lì, no? Chiaro, con tutte le nostre paure, ansie. Se il mio compimento è su questa terra e oltre questa terra non c'è niente, e io e il Signore abbiamo solo un rapporto intellettuale o comunque di concetto, di principio, quello non mi tiene vivo. Molti mi dicono, padre, io credo in chiesa, però sa, non so cosa c'è dopo la morte. Non c'è niente, insomma, padre, no? E sono persone credenti, cristiane, no? E ce lo giochiamo lì, in una storia di relazioni, no? Come nella relazione mi tengo vivo nella vita. Cos'è che ci tiene la vita? Che tu mi vuoi bene o ti voglio bene? Qual è Dio? Che cos'è? Dio è amore, no? Se ce lo giochiamo lì, quello che è già di là è già di qua. Però, ecco, c'è tutta una storia, un vissuto, e che ognuno
accompagnare in quei momenti magari non è facile, no? Cioè recuperare una storia che magari ha avuto dei percorsi che, come ognuno di noi, al suo passo, poi chiaro la vicinanza, le persone, il bene, l'amore, quello media molto di Dio, anche se non lo riconosciamo. E Dio, insomma, lì poi dentro di noi, si dice in quel passo lì, poi quello dove non arriviamo noi, arriva Lui. Dopo lasciamo anche questo. Però ecco dove ce lo giochiamo lì. Chiaro, le reazioni sono diverse, diverse del cammino, quanto uno in questo cammino è arrivato, quanti passi ha fatto, la paura del lasciare tutto, del non trovare più niente. Poi chiaro, tante cose, qui c'è tutto l'aspetto poi psicologico, no? Chiaro che è giovane, ancora dei figli, quindi farà ancora più resistenza, no? Resisterà di più per arrivare alla resa, magari, no? Chi ha realizzato un po' tutto nella vita, forse si lascerà andare anche con più compimento, no? Ormai è vero, ciò che dovevo dare ho dato, compiuto, ho realizzato, c'è un compimento, anche quello che è vero, è naturale, no? Le situazioni possono molto cambiare. Però è chiaro lì, se noi pensiamo che di lì non c'è più niente e già ciò che vivo qui non sono già quello che sono già di lì, che le mie relazioni, il bene, l'amore, più relazioni ho, più vivo nel paradiso, più già ho l'identità, l'immagine di quello che sono, ho creato immagine di Dio. È chiaro, no? Se questo cammino non diventa la mia stessa vita, è chiaro che porrò ancora, sentirò quel vuoto, un pochino quel distacco, perderò che cosa? La comunione, no? No? Se c'è troppa resa prima, noi perdiamo poi anche la comunione relazionale, ci chiudiamo anche con i nostri cari, no? A volte alcune patologie ci portano a quello, ci tolgono la relazione. A volte noi la chiudiamo e lì troviamo la morte, allora, no? Poi noi giochiamo su questa dimensione profonda. Quindi è un po' questo. Comandati pure, che magari c'è qualche altra domanda ancora. Stai qui. Giustamente ognuno di noi vorrebbe scegliersi il modo migliore per concludere l'esistenza sulla Terra, però io volevo coinvolgere un attimo Mario sul tema di questa proposta di legge, sul tema della sospensione dell'idratazione e della nutrizione. Tu dicevi, se poi ti facciamo qualche domanda tu ci aggiungevi qualcosa, anche perché ad esempio all'ultimo consiglio permanente della CEI c'è scritto: ci preoccupano un po' quelle proposte legislative che rendono la vita un bene ultimamente affidato alla completa autodeterminazione dell'individuo, sbilanciando il piano di fiducia tra il paziente e il medico. Sostegni visti come idratazione e nutrizione assistita, ad esempio, verrebbero equiparati a terapie che possono essere semplicemente interrotte. Dici. Come dire, io vi dico le posizioni, dopodiché voi scegliete. Anche nel mondo cattolico non è che c'è proprio così, ci sono due posizioni, una prioritaria, una minoritaria su questo tema. Ora la vedo in breve, ma insomma ci vorrebbe un po' di tempo, ma una che sostiene che dar da mangiare e dar da bere è un atto umano, ok? Cioè non è che lo fa il medico, no? Cioè, da mangiare e da bere al suo figlio, non è che glielo prescrive, invece non glielo fa, no? Giusto? Allora, se non è un atto medico ed è un atto umano, è sempre dovuto, giusto? Come fa te a non da mangiare e dar da bere? È un atto umano, dice della prossimità. Se a chi ha sete e ha fame non gli dà da mangiare e da bere, dove va a finire una società? Ok? E quindi sarebbe sempre dovuto, non si può mai sospendere. C'è chi sostiene invece, tesi di minoranza, che dice non è proprio così. Se ti devo mettere un tubo nello stomaco, col tubo nello stomaco non è che lo mette chiunque, deve metterlo un medico, giusto? E se lo mette un medico diventa un atto terapeutico, a diversità di quello che dicono i vescovi. Se è un atto terapeutico mi devo chiedere, ma è proporzionato o sproporzionato? Chiaro? Ora, loro propendono per dire, io qui faccio due cose per ripetere, dopo io propendo per la seconda opzione. Vabbè. Primo, attenzione, perché qui le parole pesano. Un conto
conto è morire di fame e di sete, e un conto è morire denutriti e disidratati. Tradotto, se io penso alla fame e alla sete, penso a un bambino che è sul ciglio di una strada e tu gli dai da mangiare da bere, lui avverte il bisogno, giusto? Se non mangia, se tu non gli dai da mangiare da bere, lui muore di fame e di sete perché avverte il bisogno, giusto? Fame e sete non è solo il bisogno, io sono consapevole, giusto? Nello stato vegetativo non c'è nessuna consapevolezza perché la corteccia non funziona più. Uno non muore di fame e di sete perché non è consapevole di quel bisogno. Ce l'ha, ma non è consapevole. Muore disidratato e denutrito. Per qualcuno fa differenza, per qualcuno no. Prima questione. Seconda questione di riflessione. Vi dicevo prima gli atti simbolici. Si diceva tenere la mano. Per questo, secondo me, l'eutanasia è inaccettabile. L'eutanasia è inaccettabile perché dice, rompe quel rapporto fra resistenza e resa. Mentre invece vi ho detto che uno deve mettere lui, le trovi lui, ma non va mai tagliato. È ovvio che se io sto in una rianimazione in cui per 23 ore l'unico problema è sentire dei rumori, ma chi di noi non chiederebbe di morire? Giusto? Perché lì la resistenza è immaginata solo dal punto di vista tecnico-clinico. Mentre invece la speranza umana passa dalle relazioni. Tu gli tieni la mano, né gli allunghi la vita, né gli allievi la sofferenza, ma dici di una resistenza. Se ti do la morte, vuol dire che io separo resistenza e resa. Per questo è la mia contrarietà. Ma non nel senso che allora devi resistere clinicamente, perché c'è sempre la possibilità che non esiste situazione in cui la relazione umana non sia possibile, anche solo simbolica. Allora, torniamo all'idratazione e nutrizione. Secondo me fa differenza dar da mangiare e dar da bere con forchetta e coltello, perché dice di una relazione, di una prossimità, e dice il fatto che chi mangia e beve ascolta il gusto. Io una volta ho accettato, voi sapete che a volte ci sono alcune situazioni in cui bisogna passare da dar da mangiare con forchetta e coltello al sondino o al tubo in gola, perché sennò c'è il rischio che uno muoia soffocato, no? Noi abbiamo corso questo rischio, perché persona con Alzheimer, e sapete chi ci ha fatto capire dove andare? Gli os, quelli ritenuti, no? Quelli che non capiscono niente, no? Fanno il letto. Senza di loro non saremmo mai stati capaci di capire. Perché? E noi non ci rendevamo conto, ma per una persona così, gustare il cibo è forse l'unico interesse che rimane nella vita. Rischierà di morire? Assumiamoci questo rischio, ma continuiamo a dargli da mangiare con forchetta e coltello, piuttosto che far sì che anche l'unico, probabilmente, benessere che gli rimaneva, venisse tagliato. Chiudo. Allora, secondo me la differenza, se io posso dare da mangiare e da bere con forchetta e coltello, piuttosto che limitarmi a vedere una goccia che scende da una flebo. Ok? Per queste ragioni, secondo me, l'idea che anche l'idratazione e nutrizione, in un contesto come lo stato vegetativo, possa essere legittimamente sospesa, mi pare che abbia buona ragione. Ovviamente non c'è dubbio che in fase di sedazione terminale anche idratazione e nutrizione deve essere sospesa, che non ha nessun senso, no? Cioè io aumento solo l'agonia, ma mi sembra che sia una cosa normale. Cioè tu continui a mangiare e da bere e lo sedi perché lui, capite che evidentemente questa cosa non sta in piedi. Attenzione, guardate che l'episodio di Paolo non c'entra nulla con l'eutanasia. Quello che hanno raccontato oggi, c'entra niente, no? È resistenza e resa. Questo signore da 10 anni aveva la SLA. Non riusciva più, non c'erano più terapie, non si riusciva più a eliminare il dolore. Cosa si fa? Si chiede, evidentemente. E lui l'ha concordato di sedarlo, perché? Perché ovviamente se lo sedi a quel punto lui muore nel sonno. Ma non è che volevo la sua morte, volevo che lui non soffrisse e non avevo alternative. Non è segno di disprezzo della vita, eh? È segno di quella relazione, resistenza e resa che a un certo punto dice, se non ci si può più, io chiedo di... Ma
guardate il cardinale Martini, questa roba qui ha fatto alla fine, no? Dice, poi si dice, oh, Martini, con tutto bene con Martini, poi Giovanni Paolo II che dice lasciatemi andare. Ma quante persone senza essere papi né cardinali nella vita capiscono che a un certo punto, attenzione che il Santo dice che la grazia vale più della vita. A volte andando in qualche discussione tra cattolici, c'è stato un teologo a un certo punto ha detto, andando a vedere qualche ospedale, dice, mi chiedo anche se questi credono in paradiso. Questo attaccamento alla vita, cioè, che non vuol dire che la vita non vada custodita, guarda che la vita è un bene fondamentale, ma non assoluto, l'assoluto è Dio, la grazia vale più della vita, altrimenti i martiri sarebbero degli imbecilli, perché solo se la grazia vale più della vita si può dare la vita per la fede, altrimenti non sarebbe possibile. La fede è più importante della vita, tanto è vero che posso dare la mia vita. Certo, non se ho altre possibilità, non posso fare, ma capite l'idea? Io nella mia vita, anche nelle fasi finali, devo testimoniare l'assoluto che è il Dio di Gesù. Questo è il mio compito. Né meno né di più. Questo. In che forme e in che modalità, secondo me, partendo esattamente dalla storia di ciascuno. Guardate che poi la libertà di ciascuno è diversa. Ci sarà chi sopporterà di più e chi sopporterà di meno, chi avrà più chance e chi meno. Ecco, noi non dobbiamo irrigidire la vita dentro schemi pensati prioritariamente. Adesso la dico tutta, tanto così, tra amici si può fare. Chiaro che qui noi viviamo, qui, come dire, guardate anche su questo, senza scandalizzarci, ma riconoscendo che dentro anche il contesto cattolico abbiamo due posizioni, se volete. La prima che dice, io difendo la vita immaginando delle chiarezze di principi in modo tale che non mi espongo ovviamente a rischi di arbitrarietà, giusto? Così facendo è chiaro che non rischio l'arbitrarietà, ma rischio di dimenticare la vita, giusto? Perché se ho in mente i principi, poi la vita, se vuole, mi applica. Prima prospettiva. Seconda prospettiva, sto attento alla vita. Chiaro che questa prospettiva rischia di essere un po' arbitraria, giusto? Soggettivista, giusto? Allora, noi non dobbiamo scandalizzare. Nella Chiesa queste due istanze, sull'idratazione e nutrizione, su altre cose, convivono. Con Papa Francesco le due istanze possono convivere legittimamente, senza che uno scomunichi l'altro. Andiamo avanti a ragionare con serenità, con tranquillità, senza scandalizzarsi. Questa mi sembra la prospettiva in cui dobbiamo muoverci. Dialogando, intendo ragione, magari costruendo, magari ritrovandoci su alcuni, riconoscendo che su alcune cose c'è una sensibilità diversa. Però Papa Francesco dice che il nostro compito è di formare le coscienze e non di sostituirsi ad esse. E credo che la scelta religiosa della Nazione Cattolica su questo qualcosa ci dica. C'è una domanda qua, allora raccogliamole tutte e poi dopo man mano rispondete. Alessandro. Ascoltando anche le ultime cose che diceva Mario adesso, mi viene in mente una cosa, non è che l'approccio ideologico o da una parte o dall'altra è anche funzionale al fatto di essere a posto con la propria coscienza, nel senso di aver affermato, tutto sommato io ho affermato i miei principi, sono a posto, quindi ho una chiarezza di posizione, poi quello che si riverbera è un altro problema, no? E quindi di conseguenza, come dicevi giustamente tu, questa chiarezza di principi però va a scapito magari poi dopo delle singole situazioni, delle persone, no? Perché però mi sembra che questo dobbiamo uscire da questo approccio ideologico, perché non ne viene fuori niente di buono e al tempo stesso probabilmente non fa nient'altro che far involvere ulteriormente le posizioni in modo che poi non si riesce neanche a trovare il pandolo dalla matassa. La seconda cosa velocissima è questa, morire non è mai semplice, può essere che sia più facile se la vita della persona è stata una vita, diciamo, piena di senso e magari invece diventa più tormentata se la persona nel momento terminale della vita
dovesse scoprire delle lacune, questo lo rende più sofferente sotto questo punto di vista qui. E una terza ultima cosa che mi ha fatto venire un po' la pelle d'oca prima, lei soprattutto è a contatto con queste realtà da diversi anni, mi chiedevo come si riesce a vivere all'interno di queste realtà avendo poi anche una propria vita, cioè come si riesce, perché detto così io dico già me ne basta una di realtà, immaginarsi di vederne a decine. Ma nel discorso etico della resa, della resistenza e della resa, cioè è la libertà che gestisce questo aspetto, ma il concetto di accanimento terapeutico c'entra o non c'entra? C'era Paolo, poi c'è qualcun altro in fondo, se vieni un po' avanti così arriva il microfono anche a te, vieni avanti lo stesso, l'attività fisica va bene a tutti. Volevo ringraziare molto dell'intervento del dottore che ci ha rincuorato e mi auguro che il suo intervento cali molto su molti medici, spero che molti medici ascoltino le sue parole. Io ho avuto un'esperienza, chiamiamola, no, felice no, serena, all'hospice dove c'era la dottoressa con mio cognato 2 anni fa, è stata un'esperienza veramente molto serena. Mio cognato ha detto ultimamente, quando si pensava di poterlo portare a casa, detto, no, dice, dove sto meglio di così? Questa è la mia ultima casa, ha detto. Abbiamo persino scoperto in quell'occasione che sapeva dipingere, io non avevo mai saputo che fosse bravo a dipingere. Ecco. Invece ho avuto esperienze passate terribili con i medici, spero che siano molto vecchie e non capitino più, cioè strapparmi mio padre dalle mani perché lo volevo portare in sala operatoria quando sapevo, lo vedevo io che stava morendo, dico no scusi sono qua vicino, adesso lo lasci morire qua, ma sarà questione di minuti, ma devo allestire la sala operatoria, è morto dopo 4 minuti e ho dovuto proprio mandarlo fuori. O peggio ancora con mio suocero che invocava una morfina, non parlava più ma segnava che volevo la morfina e il medico dice ma signora sa che può andare in coma prima? E io chiedergli scusi se fosse sua madre, suo padre gliela farebbe? E lui mi rispose mi scusi signora, ecco. Sì, è morto forse qualche ora prima, mezza giornata prima. Io non ho mai confessato di avergli fatto questa iniezione, anche perché ero l'unica che sapeva fare le iniezioni. Però io mi auguro che i medici non siano più quelli di 20-30 anni fa rispetto alle mie esperienze, che non sia solo i medici dell'hospice che abbiano questa attenzione, ma i medici degli ospedali, dei pronti soccorso, di... Grazie. Passare il microfono davanti alla colonna. Dai, vieni qua davanti Paolo, dai, così. Ma domani sai devo fare le dichiarazioni di ultima istanza. Esatto, noi prendiamo nota. No, allora, o di medici. Dichiaro che non ho fatto nessuna dichiarazione al riguardo, sia perché non saprei cosa fare, sia perché mi chiedo perché devo prendermi questa responsabilità, no? La lascio ai miei figli, così come io mi sono preso altre responsabilità, adesso non vado a dirglielo così, però la dico scherzosamente anche per sollevare un po', mi pare che il problema maggiore, che è un problema, il tono che abbiamo avvertito tra l'ultimo spot, no? E le esperienze indicate stia proprio nel se è possibile esprimere una valutazione con tanto tempo di preavviso. Mi pare che sia qui la difficoltà o la mia personale difficoltà a capire chi dice addirittura facciamo una legge, no? Su questa dimensione, perché come dire, uno può avere un parere e poi esprimerne un altro. Mi è sembrato
l'esempio di ho espresso un parere, però quando è il momento specifico, se c'è chi ha detto la mia moglie, no? Ecco, però non mi stupisco neppure che si cerchino delle leggi su questo tema. Perché? Perché siamo una società radicale, perché siamo una società individualista, cioè, si fanno questi percorsi legislativi perché nella società, bene o male, possiamo essere maggioranza o minoranza, pensare in un modo o in un altro, però la società oggi ricerca, non solamente sul discorso del fine vita, ma anche su altri livelli, l'individualismo. Allora, tutto ciò che è perso sul piano sociale e culturale, poi col tempo si riverbera anche sul piano legislativo. Quindi o riprendiamo un significato e un valore di queste relazioni, no? Oppure evidentemente anche sul piano legislativo vinceranno altre linee e altre possibilità. Però riagganciandomi anche a uno degli ultimi interventi, credo che oggi anche per voi medici, più che per le famiglie, che poi quando uno è lì dice ma dottore, che mi dica lei, no? Credo che ci sia un nuovo problema, no? Nuovo, ormai non è più nuovo, ossia che c'è, voi potete tenerci in vita anche in modo, chiamiamolo, artificiale. Allora, mentre è chiaro, anche dal punto di vista così di mondo cattolico, no all'accanimento terapeutico, no? No all'eutanasia, tutto ciò che ci sta in mezzo poi deve essere valutato, mi pare, chiarito, visto di volta in volta. Questo credo che sia la difficoltà vera del fare il medico e soprattutto in un hospice. C'era qualche altra domanda, se no sentiamo le risposte. Rispondi un po' tu, ma per quello che ti riguarda tu. Allora, dunque, sì, ecco, il discorso di principio, ecco, noi vorrei passare, che passi l'idea che, come dire, nella mia prospettiva non esistono cose universali, no? Che valgono per tutti. Il problema è che quello universale non può fare a meno che partire dal particolare, ok? Cioè ogni storia dice, il fatto che io racconti una storia, che un nonno racconti una storia al nipote, cosa vuol dire? Certo che è la sua storia, ma quella storia lì lo istruisce sul bene della vita, vedete, dal particolare all'universale. Cioè l'idea è questa, che fra particolare e universale c'è una circolarità. Così come, non ho tempo per farlo, ma pensate all'idea che abbiamo sempre avuto, che ciò che conta nella vita è la ragione, no? Dice, devi fare scelte razionali. Ciascuno di voi si è sposato esattamente perché, in prima battuta, sei innamorato. E l'innamoramento è questione di emozione e passione, non di ragione. Uno scopre la persona con cui sceglierà di condividere una vita esattamente a partire dall'emozione. Quindi l'idea che il bene sia questione razionale di ragione, evidentemente, non è pertinente, che non vuol dire che poi uno usa la ragione, capite bene? Ma che uno non può, pensate appunto, non riesco a fare quella cosa con mio padre, non riesco a staccare la spina, perché cosa avverti? Cosa ti dice quella cosa? Capite l'istruzione? Quindi è circolare, non è mai, non è che non esistano cose che valgono la pena per tutti di fare, il problema è come ci si arriva a identificare. Tema dell'accanimento terapeutico, ecco, secondo me lo traduco così: l'accanimento terapeutico significa che io mi chieda, la famiglia si chieda, fino a quando si resiste nella vita. La mia indicazione, l'esistenza è resa esattamente la possibilità di dare una risposta a fino a che punto, fino a quando. Non è il medico che decide, non può essere il medico a decidere da solo, per il semplice fatto che io non mi posso sostituire alla sua libertà. E lei non può non prendersi la responsabilità della sua libertà, lei, suo padre, sua madre, suo figlio, sua figlia. Lo diceva
faccio un po' di salti. È interessante questo, no? Diceva Paolo, l'individualismo. Dopodiché però vai dal medico e dice, scusi, lei che cosa mi dice? Questo dice che l'individualismo nella vita non ti serve. Perché alla fine vai dal medico e gli dici, lei al mio posto cosa farebbe? Esattamente il segno che a meno di una relazione nella vita non si esiste. Quelli che dicono, vivono una realtà che non esiste. La cosa fondamentale è essere fedele alla storia, così come essa ci è consegnata, fedele alla vita, così come essa ci viene mostrata. Quindi secondo me quella lì è la logica. Attenzione, perché dopo questo è il rovescio della medaglia. Certo che lei si fida di me e io gli dico cosa penso, ma non perché mi debba sostituire a lei, ma perché possa aiutarla a decidere. Questo è il passaggio. Se no sono deleghe sbagliate. Addirittura adesso la delega noi la facciamo al giudice, che è una cosa bestiale. Cioè noi diciamo al giudice cosa il giudice deve fare. Quel giudice non sa nulla della relazione. Non solo è, come dire, terzo, ma è estraneo. Ma vi rendete conto? Altra cosa che dice proprio una delle prime proposte sulle dichiarazioni anticipate, adesso c'è ancora un passaggio, dice che uno doveva andare dal notaio. Domanda, ma scusi, ma perché se vado dal medico, cioè, l'idea di fondo è il medico bara, non ti fidare del andare al notaio. Ma vi rendete conto di dove stiamo andando? Ma voi pensate che burocratizzando la vita noi facciamo un servizio alla vita? Voi pensate che io passi la vita a scrivere? Sono d'accordo con Paolo, io non ho scritto che cosa voglio se sarò donatore d'organi. Mia moglie lo sa perfettamente, punto. Cioè noi arriviamo al fatto che uno lo scrive, fa tutte le cose e non ne parla con la moglie. Vi rendete conto di dove stiamo andando? La vita non sta in piedi sui certificati o sulla burocratizzazione. Non burocratizziamo la vita, se no la perdiamo. Quell'altro dice che andare dal notaio, cioè tu per scrivere le tue cose vai dal notaio. Come vai dal notaio? Perché il medico bara. Del medico non ci, se il medico non ci si fida, la medicina non esiste più, giusto? Perché voi vi fidate del medico. Scusate, ma voi quando andate in corsia sapete se quello è bravo o cattivo? Dopo lo scoprono. Lo scoprono dopo, certo, ma in prima battuta vi fidate. Perché? Perché nella vita meno di fidarsi non si resiste. Quindi la vita evitare di burocratizzarla. E consentitemi una battuta sulle leggi. Ora, ecco qui, noi partiamo, interessante, scriviamo una legge sulle dichiarazioni anticipate che di fatto pone delle questioni sul fine vita. Ora, in un paese normale si scrive la legge sul fine vita e poi si parla di rottamento, si fa il contrario, giusto? Però se ci ha messo 20 anni a scrivere una dichiarazione anticipata, immaginate sul fine vita ce ne vogliono 200, giusto? Perché sono questioni ideologiche, nel senso, ideologiche in che senso? Che bloccano il dialogo e la discussione, cioè io a prescindere so già quello che tu pensi, perché devi schierarti, no? Ma allora capite, ma come possiamo dialogare? La mia logica è questa, noi dobbiamo avere su queste questioni un diritto mite. Nessuna legge dirà mai che cos'è l'accanimento terapia, ma come fa la legge? La legge vale, appunto, in generale. Ora, il diritto deve dire, secondo me, l'eutanasia non ci può fare. Ok? Dopo chi doveva dire che cosa sia accanimento, quella è una questione da risolvere nel rapporto medico-paziente, lasciando alla fine l'ultima parola al paziente. L'ultima parola al paziente non vuol dire che quella lì è l'unica parola o la sola parola, ma è l'ultima parola. Quello che mi distanzia dal filmato è che loro pensano che l'autonomia sia la prima parola. Per me è l'ultima parola, perché senza la parola degli altri io non posso decidere. Questa secondo me deve essere l'impostazione. Un diritto mite, perché nessuna norma di legge potrà mai dire e sostituirsi alla coscienza dentro quel rapporto. Chiaro, se si esce da quel rapporto, a quel punto la questione è della legge, se è uscito dalla legge a quel punto rispondi. Cerco di ricordare le domande. Una era sulla proporzionalità, la sproporzionalità degli interventi, giusto? Che era praticamente quello che diceva prima dottor Picozzi per quanto riguarda la nutrizione. Allora, la domanda della nutrizione ci capita sempre, sempre, che i familiari ci chiedano
al posto del malato, poche volte da parte del malato, sempre dei familiari. Allora, in quel momento rispondiamo con una risposta tecnica, e quindi spieghiamo in quel momento quando è sproporzionato nutrire comunque il malato con la nutrizione artificiale, e cerchiamo anche di capire che cosa sottende la richiesta, comunque la domanda del familiare, perché deve essere nutrito, perché in quel momento spesso, sempre, c'è la difficoltà di stare nel familiare vicino al morente, e quindi la morte del proprio caro in realtà diventa fare i conti con la propria morte, capite? E quindi questo è quello che noi dobbiamo cercare in quel momento di capire, e cercare di aiutarli, dando una spiegazione tecnica, perché non si può fare, perché diventa sproporzionato, ma anche cercare di capire che cosa c'è sotto. Cercando però, naturalmente, sempre, dolcemente, dico io, di non far sentire l'altro, come dire, sproporzionato. In realtà è proporzionato, è umano che abbia queste emozioni e che le esprime in questo modo. L'altra domanda era quella della... come faccio a restare medico in ospice? E poi, allora, in realtà il mio è una cura della persona, cioè io sono medico a tutti gli effetti, come lo ero anche quando ero in pronto soccorso. Qual è la differenza? È che... allora, non so darvi una risposta, perché in realtà la differenza io non la sento, cioè io sostengo in vita finché non posso io, ma fino a quando il Signore l'ha data, fino a quel momento con una buona qualità di vita cerco di garantire la buona qualità di vita, che non deve essere la nostra, cioè il nostro punto di vista, ma deve essere sempre quella del malato. Quindi la possibilità da parte del malato di avere una capacità di reattività ideale, cioè di potersi relazionare fino all'ultimo momento, io, se capisco che per lui quello è un bisogno, penso di aver lavorato bene, investito bene, naturalmente non da solo, perché non è solo il farmaco, attraverso l'aiuto di tutti gli operatori che sono all'interno, che ruotano nelle 24 ore. Tanta domanda. Villa, vieni fin qua, va anche così. Passi di lì. Da pronto soccorso a pronto soccorso, giustamente. Allora, no, volevo un attimo fare alcune riflessioni e poi magari una domanda ancora sull'accanimento terapeutico. 30 e più anni di ospedale, 20 e più anni di pronto soccorso e area di emergenza urgenza, per cui credo di nel tempo col lavoro affrontato queste problematiche. La prima domanda è, per me che è un po' un fine vita professionale, siamo arrivati ad alcune conclusioni, credo che l'università debba forse investire molto sugli studenti e sui tirocinanti, specializzandi su questi aspetti, perché non sono preparati. È vero che non ci si prepara sulla teoria, ci si prepara sulla pratica, quotidianamente, caso per caso, però credo che l'università abbia una responsabilità nella formazione dei nostri futuri giovani medici su queste cose. Ci sono tanti esempi nella mia vita professionale che questa sera mi passavano per la mente. Credo che si debba fare un'opera di promozione anche nella popolazione, perché esempio così, uno che mi è passato per la mente, arriva una donna oltre 90enne in reparto, gravissima insufficienza respiratoria, recidiva eccetera, la figlia, tra virgolette, è una collega, mi chiede, mi raccomando, perché di mamma ce n'è una sola. Allora, probabilmente c'è una visione un po' alterata della questione.
in pronto soccorso, ecco, noi abbiamo una visione completamente diversa. La medicina è bella perché ha tante facce. Quello che vede la dottoressa in un hospice che è già in un qualche modo inquadrato, catalogato per affrontare queste problematiche, è diverso da quello che può vedere il paziente cronico di Gianluigi, ed è diverso da quello che arriva da me. Il mio paziente non ha la storia, o meglio, io non riesco in quel momento a cogliere la storia. Arriva il anche anziano in arresto cardiaco, cosa si fa? Si fa la rianimazione, riprende il ritmo, il paziente è in coma, non si riprenderà mai più. Cosa si fa? Si intuba, si utilizzano risorse, spendendo soldi e utilizzando risorse che potrebbero essere affidate ad altri magari pazienti più giovani che più meritevoli. Un altro aspetto è il paziente dell'RSA. Noi vediamo vecchiette anchilosate, allettate, con decubiti, con la demenza, che arrivano in insufficienza respiratoria perché hanno la polmonite. Ma ha senso fare l'ennesima terapia antibiotica per tirare fuori un qualche cosa di una paziente che è arrivata già al suo fine vita? Non ha parenti, è sola, non è in grado di dirci la sua storia, di che come la vede. L'ultima cosa che invece volevo affrontare e chiedere, magari il professore non mi darà risposta, sicuramente me la dà, sull'accanimento terapeutico. Il paziente che arriva con un gesto autolesivo, il TS, allora quando arriva il TS grave e direi che la manifestazione della sua volontà è chiara, lui vuole morire. Io pronto soccorso la faccio, accanimento, se lo curo, lo salvo, e questo per me, questo è un problema che non ho ancora risolto, perché indubbiamente si scontra la volontà del paziente con quelle che sono invece l'etica del medico, che deve in ogni caso affrontare e curare l'urgenza di quel momento. Grazie. Quando invece il malato arriva a fine vita e chiede di non voler dormire, di rimanere sempre vigile, con situazioni che già si presentano di dolore, sintomi refrattari, non responsivi ai soliti farmaci, morfina e quant'altro. Nonostante il paziente informato continua a chiedere di non voler. Allora, resistenza resa, la parolina è facile, il problema è, chiedevo fino a che punto è lecito, quando poi il paziente è in delirio di notte, arriva in delirio e batte la testa contro il muro e continua a dire non voglio essere sedato, aiutami però. Situazioni due verificate in 7 anni, però sono accadute, sono casi limiti, però ci sono. Grazie. Scusa Laura, io aggiungerei anche difficile con vicino un familiare che invece in quel momento soffre e quindi chiede invece l'esatto contrario. Un vai, velocemente, come dire, no, il discorso dell'università è vero, cioè non c'è dubbio, però qui bisogna, come dire, l'università ha tutti i suoi, cioè, voglio dire, addirittura ne facciamo più ore con gli infermieri che con i medici. Noi siamo gli unici, credo, a livello italiano che fanno un corso di etica clinica. Per poter fare questo io ho dovuto rinunciare, nel mio corso non si dà un voto ma una idoneità, e questo è il livello dei nostri. Perché? Perché ciascuno difende, no, la sua prospettiva, però questo vale anche come dire, in chi oggi fa direttore generale, no? Hanno un'idea di un mondo che non c'è più. Si continua a pensare che la medicina debba spiegare ciò che fa, faccio l'attacco, faccio Invece oggi la medicina dovrà spiegare perché lo fa, questo è il problema. Capite? Capite il salto culturale?
noi continuiamo ad avere invece una medicina che spiega. Cioè noi siamo talmente, adesso in Italia sapete cosa facciamo? Traduciamo i corsi italiani in inglese per attirare gli studenti da lì, perché secondo voi uno viene in Italia perché io traduco il corso in italiano in inglese, ma mi sembra che sia una roba normale. E noi premieremo questo livello, c'è qualcuno che pensa no, le premiamo. Si viene in Italia perché noi diciamo cose che da altre parti del mondo non dicono, cioè uno perché va negli Stati Uniti? Mica perché parlano inglese, ma perché gli dicono cose che noi non diciamo, giusto? Quindi il problema non è parlare in inglese, il problema è tirare cose che altri non dicono, capite la questione di fondo? Allora, se vogliamo, questo è un problema molto serio, perché anche i nostri direttori generali, da questo punto di vista, continuano a pensare che quello che ci siamo detti oggi è cosa aggiuntiva. Se c'è la possibilità, bene, se no si rinuncia a tutto questo. E questa è la questione. O l'etica è parte in... Ma guarda che poi sono tutte panzanate, perché poi tutti i giorni si fanno scelte etiche. Amplio pronto soccorso o un centro di eccellenza di ricerca? Chi la fa la scelta? Questo succede. Come si... Andate a Sanremo e dite, ma scusi, ma voi come fate le liste d'attesa? O la Policlinica, non è che... Come fate a fare le liste d'attesa? Ditemi. Voi pensate mica che fare una lista d'attesa è una questione clinica. È una questione morale. Chi prima arriva, benissimo, chi abita vicino a San Raffaele o al Policlinico avrà il posto prima rispetto a chi abita a 10. Queste però sono scelte, vi infinocchiano dicendo che sono scelte cliniche, sono scelte etiche, perché bisogna dare delle priorità. Quindi voi non dovete dire, scusi, a me lei non mi deve dire i numeri, lei mi dica in base a quali principi questi numeri sono stati messi in ordine generale. Così io posso vedere se lei è coerente nell'applicazione e contestare i principi se non sono d'accordo. Questa è una questione. Seconda questione è RSA e quant'altro. Sono assolutamente d'accordo, nel senso che è chiaro che se io porto un 90enne in pronto soccorso in RSA, perché se non faccio i conti io, difficilmente può fare i conti uno che è in urgenza, no? Perché se mi arrivi in arresto, io che non so nulla di quella storia, lo riamo, giusto? È evidente. Quindi c'è tutta una questione di collegamento. Però anche col pronto soccorso, come dire, guardate, ma il Policlinico, no? C'è un Policlinico. Ce l'avete o no? Una raccomandazione per il testimone di Geova. Ditemi. A Varese continuano a chiamarmi, no? Ogni volta la solita questione. Guarda, domanda è. Hanno raccomandazioni su tutto, no? Su tutte le patologie, arrivano a dirti quello che devi fare. Perché su queste questioni c'è silenzio assoluto, totale? Niente. Si recita a soggetto, giusto? Perché si va così, se non c'è una raccomandazione, si recita a soggetto. Quindi, o trovi quello che ti fa la trasfusione, o trovi quello che ti lascia morire. Ma voi dovreste essere lasciati all'arbitrio di chi incontrate. Questo è il problema. Perché di queste cose non se ne parla nei nostri reparti? Perché si continua a pensare alla medicina che spiega ciò che fa e non perché lo fa. Io sul TSO e sulla questione in delirio, però ho un problema, nel senso che il TSO e il delirio presuppongono che quel soggetto che dice alcune cose non sia autonomo nella sua decisione. Nel momento in cui non è autonomo, prevale la volontà del medico di cura, punto. Anche dubbio. Nel momento in cui lui non è autonomo. Attenzione però, per lui non si bara e poi sei coerenti. Vuol dire che nella mia impostazione, chiaro che se non è autonomo, decido io come criterio il suo interesse. Capite? Cioè se uno picchia la testa, allora. Che, il punto è che nella fase terminale, quindi nelle DTA, viene rispettata la libertà anche proprio rispetto a queste cose. Quindi il medico da Ippocrate che giurava, che adesso è diventato un esecutore. Esatto, però io vi ho detto che siccome io non accetto la logica esecutrice, ok? Perché io ho il compito di curare e prendermi cura di una persona. Però bisogna essere coerenti fino alla fine, Perché nella mia impostazione il testimone di Geova, che arriva, attenzione però a quello che dico, che arriva, capace di intendere di morire, che se non gli faccio la trasfusione muore, e io, avendo parlato con lui, in una stanzetta in cui lui non è attorniato da chi gli può ledere la sua libertà, sono ragionevolmente certo che lui sia libero nella sua decisione, attenzione, io lo lascio morire, perché bisogna essere coerenti fino alla fine. L'ultima parola ce l'ha il paziente, atteso che quel paziente io sia in grado di comprendere che lui
si è in grado, perché poi bisogna essere coerenti e seri con le cose, perché non è che poi se dico che l'ultima non la prima, non l'unica, ma l'ultima è uguale per tutti, guardate che noi a queste persone gli facciamo una trasfusione dicendo che il modo con cui loro guardano alla vita non è degno di essere preso in considerazione. Questo è lo stato etico inaccettabile, punto. Chiaro? Ovvio che nel momento in cui ho un dubbio su, chiaro che il bambino testimone già non vale una cosa, no, è evidente, gli faccio la soluzione, punto, neanche gli chiamo un giudice, capite? Ma nel momento in cui, e dopo io cosa faccio? Certo che lo scrivo, nel nostro, perché non l'avrei mai fatto, ma io se fossi il direttore sanitario lo scriverei, benissimo, lo scrivo, lo faccio, questo è il modo in cui noi ci rapportiamo, vado al giudice, guarda che sono queste le ragioni, voglio vedere se succede qualcosa, guarda che comunque, per dirvi come siamo in Italia, se io che faccio la trasfusione, se non faccio la trasfusione, rischio. Se gli faccio la trasfusione è sequestro di persone, lesione personale. Se non gli faccio la è omissione di soccorso, addirittura omicidio consenziente, dopo che fate voi i conti di cose meglio. Però capite in che situazione siamo? È chiaro che non si creano le condizioni perché un medico in pronto soccorso assuma delle responsabilità, capite? È ovvio, no? Se andiamo avanti così non ci sono le condizioni minime perché uno possa invece fare bene il suo lavoro. Dobbiamo invertire il trend consentendo a ciascuno di potersi assumere le responsabilità, perché sennò veramente l'idea è che i medici si difendono dai pazienti, ma uno fa il medico per difendersi dai pazienti, ma mi sembra che sia... ma qui siamo arrivati, è diabolico, ma ci sono addirittura le pubblicità che dicono se ti trovi male chiama l'avvocato, giusto? Questa è la cultura, noi non dobbiamo assecondare questa modalità, ok? Dobbiamo cercare invece di cambiare, e io credo che ci sono anche delle esperienze pratiche, ma delle modalità che ci aiutano ad andare in una via diversa da questa. Non è inesorabile andare a finire dove sono stati finiti gli Stati Uniti, eh? Non c'è scritto la sua parte, bisogna per forza. Paola, vuoi aggiungere qualcosa? Io credo che se non ci sono altre domande possiamo dire che la serata è stata positiva per i tanti aspetti che ci ha evidenziato, ma io sottolineerei in particolare una cosa, cioè che questo tema è da rivedere, da rileggere all'interno di un contesto comunitario, cioè non è più il singolo che affronta appunto il limite, ma che il singolo si rende conto che di fronte al limite ha bisogno di chi lo sostenga e lo aiuti, quindi non solamente il personale sanitario ma anche un contesto familiare e sociale, e da questo punto di vista forse anche le comunità cristiane potrebbero ripensare la loro prossimità su questi temi, non solamente dal punto di vista legislativo ma anche di iniziative, proposte, opportunità che dalle, nel nostro caso, parrocchie possono coinvolgere le realtà di assistenza che nel nostro contesto esistono. Peraltro nel caso dell'hospice tulipano molti già hanno avuto esperienza, qualcuno se stasera vuole già lasciare il nome possiamo metterlo in lista perché magari può succedere, quindi una lista di preferenza. Concludiamo con una ovviamente nota di speranza e di ringraziamento a loro per la partecipazione, anche un applauso. Lascerei a Camilla, responsabile del decanato di Zara, di concludere, anche perché facendole un applauso ci complimentiamo per i 10 anni di questa esperienza, che l'anno prossimo farà i 9, quest'anno i 9, il prossimo anno il 10, e ha già avuto un riconoscimento significativo anche a livello diocesano. Grazie. Non a me il ringraziamento va a tutta l'equipe, c'è Chiara, qui sono presenti tantissimi che hanno lavorato su questo progetto ormai da 9 anni. Ecco, oggi siamo arrivati all'ultima serata, speriamo di ritrovarci l'anno prossimo. Grazie, che metto gli occhiali. Domenica, infatti, volevamo condividere con voi una cosa bella. Domenica è stata celebrata l'Assemblea Diocesana di Azione Cattolica e il nostro progetto Cittadini Attivi insieme ad altri ha ricevuto un riconoscimento che ci ha fatto molto contenti perché ci incoraggia a continuare. Vi
leggo le motivazioni. Un percorso di cittadinanza attiva lungo 9 anni per essere aiutati a pensare e a vivere da cristiani la vita del nostro tempo, riscoprire il valore della partecipazione, affrontare alcune delle principali questioni che interpellano la nostra responsabilità di cittadini. Attraverso 3-4 incontri annuali itineranti nelle comunità del decanato e in alcune occasioni anche nella sala consiliare del Consiglio di Zona 2. La collaborazione con l'Associazione Culturale Giuseppe Lazzati, il coinvolgimento di alcune delle numerose realtà di volontariato presenti sul territorio, che hanno avuto così la possibilità di confrontarsi e di farsi conoscere. La conoscenza della figura di testimoni che nel secolo scorso, in forme diverse, hanno cercato di coniugare fede e servizio alla città, slancio ideale e realismo operativo. La presenza di relatori che con la ricchezza dei loro contributi hanno stimolato dibattito, condivisione e scambio. Il coinvolgimento anche della fascia giovanile e di molte persone che non frequentano abitualmente le nostre comunità. Ecco, questa è la motivazione. Volevo appunto farvi partecipi, ringraziare anche voi per la costanza con cui ci avete seguito e accettiamo proprio volentieri, se volete, suggerimenti, proposte, qui invitiamo i giovani a farsi avanti con delle proposte anche per dei temi ancora che potremo trattare nei prossimi anni, speriamo ancora per un bel po'. Ecco, quindi ringraziamo ancora i nostri ospiti e anche i nostri moderatori, Giovanni per la serata scorsa e Gigi stasera. Là in fondo trovate un cestino per le offerte, vi siamo grati se potete darci un aiuto economico. Buona serata. Grazie. Permetto di suggerire a Camilla, tramite Padre Giorgio, di far arrivare copia della motivazione ai presbiteri del decanato che magari non conoscono l'iniziativa, in questo modo magari l'anno prossimo possono essere un pochino più coinvolti. Grazie. Un po' di polemica si vuole. Ma che gentile, grazie. Grazie. Qualcosa va bene. E allora? Non insieme allora.